Oggi vi svelerò il mio metodo per fare la ricerca sulle origini dei cognomi. In molti me lo avete chiesto e finalmente sono contento di potervi dare una risposta esaustiva. Spero in questo modo che altri possano replicare il mio lavoro sul proprio territorio, dato che, come ho già spiegato nei precedenti video, io mi occupo di fare questa ricerca sul territorio bresciano. E qualcuno non ha perso l'occasione di fare accuse ridicole al sottoscritto. Probabilmente perché non conosce minimamente l'argomento. Ma è presto detto il motivo, perché il mio metodo si basa su fonti documentarie. Quindi devo poter visitare gli archivi locali. Perciò mi troverei un po' fuori mano se dovessi recarmi a Trieste e a Palermo. Inoltre, i cognomi nascono come identificativi locali, figli di espressioni locali. Perciò è necessario conoscere i dialetti dei luoghi dove si sono formate le famiglie. E chiedo perdono se non conosco le decine di dialetti parlati in tutta Italia. Detto questo, attenzione ad una cosa. Questo metodo di ricerca non è una passeggiata. Richiede un gran lavoro e comunque non è una ricerca genealogica. Perché se vi interessa sapere come si fa una ricerca genealogica approfondita, ne ho fatto un video tempo fa che potete recuperare tranquillamente sul canale. Quello che vi mostrerò adesso, anche se è collegato a una ricerca genealogica, è un'altra cosa. E serve per un'indagine a tappeto sul territorio. Ecco perché sarei contento se qualcuno replicasse il mio metodo in altre regioni d'Italia. In sostanza, la questione che mi ero posto inizialmente era questa, ovvero che una ricerca genealogica è un metodo piuttosto preciso per dimostrare come si sia diffuso un cognome all'interno di una discendenza. Ma richiede troppo tempo e non è pensabile ricostruire un'intera enciclopedia delle famiglie seguendo questa strada. Ricostruire un albero genealogico richiede mesi, se non addirittura anni, per una singola famiglia. E capite bene che se ho ricostruito circa 800 cognomi in qualche anno, non ho chiaramente seguito questa pista. Perciò mi serviva un metodo che fosse più veloce, ma allo stesso tempo abbastanza preciso dal dimostrare come si potesse essere originato un cognome. E fino ad oggi chi ha affrontato questa strada lo ha fatto di solito seguendo semplicemente lo studio etimologico, ma a me non piaceva molto questo metodo proprio perché comunque è estremamente lacunoso. Ma attenzione però, ci serve conoscere l'origine del cognome e come si è distribuito sul territorio, perciò ricostruire tutta una discendenza di una famiglia a noi interessa poco. Per cui, soprattutto nel caso di cognomi rari, quando si trova un documento nella quale si vede proprio come si è formato un cognome in un'epoca precisa, all'interno magari di una stessa comunità dove ancora oggi è radicato quel cognome, si è abbastanza sicuri di averci preso, senza doverne ricostruire tutta la genealogia. Chiaro? Ad esempio, osservate questo Francesco Quondam Cristoforo Pagani nei registri di Adro. Ad un certo punto inizia ad essere citato come Paganotto. Dato che quel cognome è presente nei paesi limitrofi e che questi registri sono recenti, cioè del Settecento, sono sicuro di averci preso. Quindi, come si procede? Per prima cosa, quando tutti si fiondano a capofitto nel consultare registri parrocchiali, voi fate un'altra cosa. Andate a cercare quello che è già stato pubblicato. Spesso anche i ricercatori più bravi hanno la tendenza di scartabellare fra centinaia di carte in archivio senza spendere magari 2 ore per verificare se qualcun altro non avesse già cercato lo stesso argomento o comunque argomenti molto simili e fatto magari delle pubblicazioni in merito. Quindi l'indagine che vi propongo ha come primo sbocco le fonti bibliografiche, che dividiamo per tipo in base a quelle che più potrebbero interessarci. E ovviamente è importantissimo per cercare i libri che ci servono saper sfruttare i sistemi di ricerca interbibliotecari, come l'OPAC che esiste sul mio territorio. Le genealogie familiari. Raramente, ma ci sono, le persone fanno una ricerca genealogica sulla propria famiglia e poi la pubblicano in un volume che magari viene anche depositato nella biblioteca del proprio comune. Cosa c'è di più interessante per una ricerca come la nostra di trovare una ricerca genealogica già bella e pronta? Pubblicazioni araldiche o su famiglie di una zona. Capita di trovare libri di storici che hanno già affrontato la tematica di ricostruire, anche solo parzialmente, notizie araldiche, genealogiche,
e storiche di più famiglie di un singolo comune o di un'area geografica maggiore. Queste sono pubblicazioni rare, ma sono una manna per noi. Pubblicazioni relative a decreti, diplomi ed emanazioni istituzionali. Qualsiasi decreto emanato in epoca medievale da comuni, città o monasteri è stato fatto praticamente in ogni provincia. E ovunque in ogni città si trovano pubblicazioni e studi rispetto a queste importanti fonti documentarie, magari riportando anche trascrizioni integrali di documenti e pergamene antiche che contengono una marea di nomi e cognomi che ovviamente ci possono interessare. Nel mio caso, il Liber Poteris è l'esempio più concreto di tutto ciò. Ma anche i registri della nobiltà rurale, che probabilmente sono stati redatti un po' in tutta Italia e che ci forniscono moltissimi indizi sulla formazione di molte famiglie che appartenevano a questo ceto particolare, di cui ho già parlato in un video apposito. Riviste di settore. Non so quante province italiane abbiano questa fortuna, ma a Brescia abbiamo almeno tre importanti riviste di studi storici. Misinta, Civiltà Bresciana e Brixia Sacra, che ha un secolo di attività. Queste riportano decine e decine di studi che talvolta analizzano proprio specifiche famiglie o personaggi e magari facendo uno studio sul tale esponente di una data famiglia, lo studioso riporta qualche nota storica anche su di essa. Imparate ad usare anche il sito accademia.edu, dove molti storici pubblicano le loro ricerche, che spesso diventano una fonte importante per identificare famiglie vissute in determinate zone. Enciclopedie. Spesso non possono essere usate come fonti vere e proprie, ma sono utili per orientarsi e sapere dove andare a scavare. Ad esempio, per il bresciano c'è chi ha fatto un'enciclopedia sui musicisti e chi sugli stampatori, scrivendo per ciascuno da dove provenivano, quando sono vissuti, eccetera. I libri sulla storia di singoli comuni. Ultimi, ma non meno importanti. Tutti i comuni d'Italia hanno fatto pubblicare uno o più libri sulla loro storia, ma purtroppo non tutte le pubblicazioni sono utili al nostro scopo. Infatti, molte pubblicazioni non dico che siano fatte in maniera superficiale, ma magari si concentrano soprattutto sulla storia recente e quindi si dimostrano poco utili per scoprire l'origine di un cognome. Altri libri, invece, soprattutto quelli scritti ad inizio Novecento fine Ottocento, si limitano ad inserire la storia del proprio comune all'interno della grande storia. E in queste pubblicazioni è difficile trovare molti nomi di famiglie del posto. A noi interessano quei testi in cui gli autori si sono cimentati ad approfondire la documentazione locale. Alcuni di questi volumi riportano numerosi registri di atti notarili, altri riportano indagini compiute sui catasti antichi per studiare la ripartizione delle proprietà, altri ancora fanno vere e proprie analisi sui registri parrocchiali e quindi esaminano la storia delle famiglie del posto. Ecco, tutte queste pubblicazioni ci interessano molto e quindi quando non le troviamo già in PDF online, che cosa possiamo fare? Per prima cosa sappiate che esiste una risorsa totalmente gratuita e pensate un po', è una delle poche cose che funzionano in questo benedetto paese. Le biblioteche! Prendete in prestito il libro che vi serve e fotografatelo tutto. Non sto scherzando, fotografatelo tutto, pagina per pagina. E una volta che avrete fatto, mica avete finito. Fate la scansione OCR delle fotografie, in modo che potete avere un PDF che riconosce i testi e potete cercarli velocemente con una semplice ricerca. Vi consiglio di scaricare PDF 24, è gratis e vi permette sia di fare l'OCR che di unire i file una volta terminato il processo. Il risultato sarà un archivio digitale di decine e decine di libri che vi torneranno utili per anni e anni e anni. Bene! Ora possiamo iniziare a fare una ricerca? No! È solo la parte bibliografica. Dobbiamo cominciare quella archivistica. E lì sì che c'è da divertirci. Infatti, dove non arrivano i libri, si va alla vecchia maniera. Testa bassa sulla pergamena a sniffare quintali di polvere antico di secoli con acari grandi come dinosauri. E io che vi sono anche allergico,
Chiaramente uno dei materiali più importanti, nonché quello più immediato che ci viene in mente, sono i registri parrocchiali. Ma dato che non è possibile consultarli tutti perché sarebbe un lavoro infinito, il mio consiglio è quello di fare un altro tipo di lavoro, concentrarsi cioè su parrocchie specifiche, ovvero quelle di paesi anche particolarmente grandi, ma che costituiscono degli snodi importanti per la propria provincia, o luoghi di mercato, centri amministrativi e militari. Di questi paesi esaminiamo i registri più antichi di battesimo e matrimonio che si trovano nell'archivio. Perciò i registri della seconda metà del Cinquecento. Sarebbero più utili quelli dei matrimoni, sarebbero anche più veloci, ma per mia esperienza, nella maggior parte dei casi, questi partono un po' più tardi rispetto ai battesimi. Quindi dei registri che ci interessano, facciamo una trascrizione dei dati su fogli di Excel. Badate a trascrivere nomi e cognomi così come sono, non trasformateli nella forma moderna. Con Excel poi potrete filtrarli e cercare col tempo quelli che avete. È un lavoro lungo e difficilmente riuscirete a farlo in maniera completa, però l'idea è quella di avere una fotografia della popolazione che abitava in determinati paesi nell'arco di un decennio, sostanzialmente avere uno stato di fatto. Capite bene che se avessimo da qualche parte scritto tutti i nati di un'intera provincia tra 1560 e 1570, per dire, sapremo esattamente dove stavano un po' tutte le famiglie nella provincia in quel momento specifico, in quel periodo preciso. E dato che la maggior parte dei cognomi a quel tempo erano già formati, potremo avere una fotografia anche di quello che era l'areale di diffusione, di distribuzione di queste famiglie, di questi cognomi, a quasi 5 secoli prima di oggi. Altri documenti molto interessanti sono i registri degli estimi o dei catasti antichi, che qualora fossero conservati possono arrivare anche fino alla fine del 1300. E dato che trattano proprietà, non è nemmeno così difficile seguire quelle proprietà nei vari passaggi, rintracciando così delle ascendenze. Inoltre, anche per chi come me è una vera schiappa in latino, sono facilissimi da comprendere perché le diciture sostanzialmente continuano a ripetersi. La fonte più importante per fare una ricerca sui cognomi rimane comunque il fondo notarile, che di fatto è comune a tutto il territorio italiano. Gli atti notarili permettono molto spesso di conoscere la presenza di persone in un determinato luogo fino anche agli inizi del XV secolo. Non dovete consultare tutte le filze relative ad un comune, sia chiaro. Anche questa operazione si fa a rastrello, ma è ovvio che più documenti si riescono a consultare, più dati ci sono da poter incrociare. Anche gli archivi comunali possono aggregare materiali che contengono informazioni su famiglie, come censimenti, testatici, catasti e altri documenti, ma questo dipende da comune a comune. Ma purtroppo non sempre gli archivi comunali sono così accessibili, oppure non hanno mai svolto una vera inventariazione del materiale che contengono. Comunque, se poteste riuscire a visitarli, sono molto importanti le provvisioni, che altro non sono che le delibere di quello che era il consiglio comunale durante l'antico regime. In questi atti, almeno una volta l'anno, si riportano i nomi delle famiglie che avevano diritto a partecipare alla vita del comune. Quindi sono una fonte interessante sia per scoprire cognomi legati a quel territorio, sia per capire il ruolo sociale che quelle famiglie giocavano. Altri documenti utili che si trovano un po' in tutta Italia sono i registri della mensa vescovile, che, come dice il nome, si conservano negli archivi diocesani. A volte partono dalla fine del 200 e in sostanza sono dei registri in cui i funzionari della cancelleria vescovile annotavano i nomi degli affittuari di quei terreni di proprietà della diocesi sui quali la curia chiedeva il versamento della decima. Sono interessanti perché se non avessimo dei fondi notarili molto antichi in un determinato paese, in questi registri potremmo trovare i nomi di moltissimi abitanti di quel borgo a cavallo fra 3-400, un'epoca estremamente interessante per la formazione dei cognomi. Quindi in questi registri si potrebbero trovare anche dei capostipiti. Poi ci sono altre fonti archivistiche che sono peculiari magari di un singolo territorio. Ad esempio nel caso bresciano le polizze d'estimo o i processi ed eredità dell'ospedale maggiore, ma non li analizzo qui perché sono troppo specifici del mio territorio. Chiaramente l'invito che faccio a chi
fare ricerche di questo tipo in altre regioni d'Italia è verificare se non vi siano dei fondi specifici del proprio territorio nella quale sono conservati una mole di informazioni enorme sulle famiglie. Con tutta questa mole di informazioni incrociando i dati tra di loro, anche se non si sta facendo una ricerca genealogica, si riduce notevolmente la probabilità di errore nel scoprire l'origine e la diffusione di un cognome. Tuttavia tenete ben presente che una probabilità di errore o di incompletezza comunque rimane. È un lavoraccio, vero? Ecco, immaginate tutte le volte che mi chiedete qualche notizia sul vostro cognome che io devo fare un lavoro dietro di questo tipo. E tante volte non ricevo neanche un grazie. Comunque, per fare un'indagine estesa come la mia, è necessaria un'ultima importantissima cosa, l'ingrediente segreto, cioè avere dei collaboratori. Persone che hanno dedicato anni a studiare la storia della propria zona sicuramente sono un appoggio indispensabile, perché nessun altro, nemmeno Barbero, può sapere tanto come loro su quel singolo paese, al cui studio storico magari hanno dedicato tutta la vita. Perciò è importante fare rete, condividere e non essere gelosi delle proprie scoperte. Come in ogni circostanza della vita, date e riceverete. Io ho ricevuto tantissimo da amici e insegnanti e con questo video spero di dare uno strumento ad altre persone per svolgere una ricerca simile in altre regioni dove io purtroppo non opero. Ricerche che non per forza di cose devono riguardare un'intera provincia, possono bastare anche delle zone un po' più ristrette, anche al singolo comune. Un tipo di ricerca come questo può essere affrontato comunque. Sono certo che la maggior parte delle persone che hanno seguito fin qui diranno: se ciao, chi mai farà una pazzia del genere? Fidatevi che io, di matti che avrebbero la tentazione di cimentarsi in una ricerca di questo tipo, solo nella mia provincia ne ho trovati alcuni. Quindi non escludo che là fuori nel bel paese ci siano altri fior fior di matti che come me sono disposti ad imbarcarsi in un progetto che richiede una dedizione enorme. Dai, che basta una manciata di folli per dare a tutti gli italiani la possibilità di scoprire qualcosa di più sulle proprie origini. Sarebbe bellissimo. Ricordate di iscrivervi al canale e scrivetemi nei commenti se anche voi avete iniziato una ricerca di questo tipo e che zona magari state studiando. Alla prossima!